Siamo lodati Gesù e Maria. Questa trentesima domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, la liturgia della Chiesa ci fa riflettere sul duplice comandamento dell'amore, da cui dipende, come dice Gesù, tutta la legge profetica. L'amore di Dio è l'amore del prossimo. Dicevo ieri sera, accennando e introducendo a questo tema, faccio una breve sintesi perché è necessaria. Come faccio io ad amare il Signore? Ho fatto una domanda provocatoria all'assemblea, no? La vorrei rifare un'altra volta, anche se avevo detto a tutti. Pensate nel vostro cuore se qualcuno di voi ha mai detto addio, addio a Gesù, alla Madonna, a chi vi parla. Col cuore, come dicono a Roma, ti amo. Come l'abbiamo detto alla nostra amorosa o amoroso quando eravamo innamorati, pensi. Pensarci. Se la risposta è negativa, non c'è la rigore di dire, oh, non l'ho detto mai, dobbiamo subito fare una considerazione. Non sono innamorato di Dio. Però Gesù ha detto, il primo comandamento è amare il Signore di Dio con tutto il tuo cuore, prima di ogni altra cosa. Quindi come faccio a mettere in pratica questo comandamento se io nei confronti di Dio mi sento un pezzo di ghiaccio? Non sono manco sicuro tanto che esiste oppure no. E tutta l'omelia di ieri sera era la prima cosa che noi dobbiamo fare. È imparare a conoscere Dio, è imparare a conoscere e a riconoscere il suo amore per noi, questo è il primo passo per la sua conversione. E quindi noi dobbiamo innanzitutto chiederci oggi, quindi, io lo conosco, quindi, sono consapevole del suo amore, oppure avete visto quando fanno le prediche sull'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio, i preti parlano, uno sta a sentire, dice, ma questo che dici? Sì, ho capito, l'amore, ma è un concetto un po' etereo, un pochino astratto, retorico, capite? Dispregiativamente qualcuno lo chiama le prediche all'aria finta, d'accordo, le cose tutti quanti, cioè, se tu dici che Dio ci ama, questo lo puoi sempre dire in proprio contesto, no? Ma è una cosa vera per me. Ho io un rapporto personale con Gesù, cioè il testo dice non amerai, stare attenti, non amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, attenzione, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, cioè come io amo Gesù, non lo amo tu, e con tu intendo ciascuno di voi che siete qui, ma non solo come io amo Gesù, e questo io chiaramente potete darci voi, è una forma di amore unico e irripetibile, perché la mia anima, che lui stesso è creata, è diversa da tutte le altre. Quindi fammi capire una cosa, se io non amo Gesù con tutto il mio cuore, in tutti i miliardi e miliardi di anime che Dio ha creato, non avrà la gioia di vedersi corrisposto da me il mio amore, perché come lo amo io è diverso da come lo amo gli altri. Il mio cuore, la mia modalità di esprimermi, di amare, è diversa dagli altri. D'accordo. Chi quando era giovane ha già avuto, speriamo pochi e casti, diversi tipi di amoretti umani, sa che le persone sono completamente diverse, che i modi di manifestare la vicinanza, l'affetto e l'amore cambiano da persona a persona, perché le persone sono differenti, sono diverse. Allora Dio vuole, cioè non lo vuole, cioè avete mai pensato, l'amore del tuo cuore. Allora uno pensa, tante volte mi sono messo davanti al Signore e tu dico, ma Signore mi scusa un attimo, no? Fammi un attimo capire la cosa. Noi sappiamo dalla fede, Dio possiede una pienezza di vita sommamente beata, cioè Dio non è che ha bisogno del mio amore, o gli cambia qualcosa a lui se io lo amo oppure no. Allora dico, ma come mai che cerchi me? Guardate che ci sono delle cose che Gesù ha detto, mi dispiace che non sono più presenti, una delle cose che a me tantissimo colpì all'inizio della mia, diciamo, più profonda conversione, cioè avevo 20 anni, lessi un foglietto che stava dietro l'immagine della Divina Misericordia, avete visto quel Gesù bellissimo con gli occhi azzurri, i capelli castani, eccetera eccetera, me lo ricordo in parte a memoria, non c'era pure nel portafoglio, non lo dico mai. Si chiamava il titolo Amami come sei. Ricordo alcuni stralci di espressioni che Gesù ha pronunciato, una dichiarazione privata, e che io rimasi veramente sconvolto. Dice, guarda, conosco la tua vita, conosco le angosce del tuo cuore, conosco tutto quello che pensi, conosco quello che sei, conosco quello che fai,
so le tue miserie, conosco i tuoi peccati, conosco tutto di te. E ti dico, dammi il tuo cuore, amami come sei. Già con queste cose rimasi un pochettino, dice, per un tuo atto di amore creerei un altro universo. La domanda che mi ho fatto, cioè, nessuno di voi ha mai detto a Dio ti amo, bene, sappi che per sentirlo dire da te, non da un altro, da te, creerebbe un altro universo, l'ha detto lui. Dice, voglio l'amore del tuo povero cuore. Dice, ma io, Signore, sono un disastro totale, non mi interessa. Voglio che dai cenci, questa me la ricordo proprio testuale, io sono passati quasi 30 anni, voglio che dai cenci salga continuamente un grido, Gesù ti ama. Testuale. Io rimasi folgorato. Io non voglio fare oggi una grande predica, però dico, cioè, provate, cioè, Gesù, guardatelo bene, vuole dare questo, lui non ne ha bisogno, capite? Perché lui è Dio, è già perfettamente felice, però è innamorato, come diceva Santa Caterina da Siena, della bellezza della sua creatura e desidera, uno, che la creatura conosca e accolga tutto l'amore che Dio vuole riversare su di lei. E secondo me, cioè, i termini di rapporto che c'è fra Dio e ogni creatura umana sono da leggere in senso sponsale. E non solo vuole che lo ami col cuore, ma con tutto il tuo cuore, cioè che Dio diventi il centro assoluto della tua vita affettiva. Con tutta la tua mente, mi ricordo sempre quello che ho detto, diceva, voglio che tu pensi a me in ogni istante del giorno e della notte, senza interruzioni. La tua mente costantemente occupata dal pensiero di Gesù. Con tutta la tua anima, cioè con tutte le tue energie, con tutto il tuo essere, come impieghiamo il nostro tempo. Io gli dicevo, sì, dobbiamo conoscerlo il Signore, no? Per conoscerlo, capite? Se tu devi conoscere una persona, che cosa fai? Quella che diciamo insieme e tu ci esci, tu esci con una persona, ci starai imparando insieme, giusto? Ci vuole del tempo. Molte persone non conoscono Dio perché? Perché trovano tempo per tutto, non voglio fare una predica morale per non far sentire in colpa le persone, quanto siamo cattivi che non troviamo il tempo per Dio. No, è semplicemente una constatazione. Se uno trova il tempo per tutto, meno che per dedicare un pochino di tempo al Signore, è chiaro che non lo conoscerà mai. Ma non è che non lo conosce perché non esiste o perché Dio non si vuole far conoscere, non lo conosce perché non gli dà la possibilità di esprimersi. Se una persona che mi vuole conoscere mi invita a uscire, io non c'esco mai. Oggi non c'è tempo, oggi non c'ho voglia, oggi ho altro da fare, quella persona non la conoscerò mai. E quanto è triste, figlioli miei cari, pensate quando lei ha 70-80 anni, io non ci posso pensare che non ha conosciuto Dio. Ti sei persa la cosa più bella in assoluto che esiste nella vita, perché Dio non è soltanto la nostra felicità dopo la vita, ma se lo conosci, Dio comincia a essere la tua felicità, ve l'assicuro, io ve l'assicuro, in questa vita, da subito. E solo la sua presenza ti riempie e ti ripaga di tutto e rende bello tutto quello che c'è, anche quando non fosse umanamente parlando bellissimo. Questo è Dio. A partire da questo, Gesù dice, bene, se questo funziona, passiamo al secondo comandamento. Attenzione, se questo funziona oggi nel nostro mondo, si è abbastanza sensibili al tema dell'amore del prossimo. Tu parli dell'amore del prossimo, avete visto? Quelli che ce l'hanno con la Chiesa, quando la Chiesa dice qualche cosa di scomodo, d'accordo, subito si arrabbiano, d'accordo. Se invece dice che bisogna amare il prossimo, che dobbiamo stare vicino, allora la Chiesa diventa buona, d'accordo. Per carità, va bene. Ora, però, il prossimo, secondo noi, perché dobbiamo amare il prossimo? Perché io devo amare uno che non lo vede meglio sto, per esempio come sta antipatico, oppure che appare proprio, non lo so, pesante, oppure anche acido, cattivo, che veramente non lo vede meglio sto. Cioè se può essere, non so, purtroppo, nella nostra umana debolezza e miseria, cioè, io questo non lo vede meglio sto. È cattivo, mi ha fatto un sacco di scarpe, io perché questo lo devo amare? Non lo voglio amare. Che vogliamo fare? Allora, il perché c'è. Ma non è il perché che pensano gli uomini. Voi sapete che ci sono state delle correnti filosofiche che oggi sono molto in giro anche tra i cosiddetti laici e senza Dio,
vengono dall'illuminismo, poi sono state fatte prove dalla rivoluzione francese, e adesso dal pensiero liberal apparentemente politically correct contemporaneo. Che cosa dice? L'uomo con la U maiuscola, cioè l'uomo deve essere amato per se stesso, perché c'è la ragione, perché è intelligente, perché cura il progresso, eccetera, eccetera. Domanda: secondo voi questa frase è cristiana? Cioè Gesù sta dicendo devi amare l'uomo con la U maiuscola per se stesso, sempre, dovunque, comunque, per queste motivazioni? Lo dico subito io, con due dita, no. Tutti quanti conosciamo per esempio Santa Teresa di Calcutta, no? Chi è che non vuole bene a Santa Teresa di Calcutta? Alzi la mano. Possiamo chiederlo anche agli altri, eh? Vuoi bene a Santa Teresa di Calcutta? Hai stima di Santa Teresa di Calcutta? Sicuramente se ti dicono della buona, quello sono come detto fuori di testa. C'è una donna che va a sporcarsi non le mani, a sporcarsi la vita, a stare in mezzo, non so se voi cioè, avete visto che i filmati di repertorio dove stanno, insomma, no? Tra gli ultimi degli ultimi, in mezzo a situazioni, una che pulisce con le sue mani le diagnosi, se li porta dentro casa. Io l'ho vista una casa delle calcuttine, andate a vedere una casa delle calcuttine. Se qualcuno comincia a dire ah la chiesa è ricca, qua a sinistra, vado subito lì dentro, così cambia subito l'idea. Non hanno neanche le sedie per stare seduti, d'accordo? Cappella è la cappella, cioè il tabernacolo, il crocifisso, e non c'è manco un banco, perché in cappella stanno solo ginocchio e per terra, altro che ginocchio a voi, quindi basta, non c'hanno niente, non c'hanno. Noi possiamo molto portare lì dentro, no? Quindi tutti quanti vogliono bene a Santa Teresa di Calcutta, giusto? Però quando gli chiesero a Santa Teresa di Calcutta, ma tu perché sei andata in mezzo agli ultimi tra gli ultimi? Lo sapete cosa ha risposto? Perché ti facevano bene questi qui? Anche perché i poverini stanno soli e non si rifina nessuno, sono abbandonati? Anche. Ma la motivazione principale qual è? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Tutte le volte che avete fatto questa cosa a uno dei miei fratelli piccoli, l'avete fatta a me. E quindi Santa Teresa diceva, io sono andato lì primo perché Gesù ha detto vai, vai tu per ultimi dagli ultimi, mi ha esortato a farlo. E secondo, perché lui si identifica con queste persone, cioè se io pulisco una piaga con il corso, contestualmente, ipso facto si direbbe in latino, io sto anche pulendo una piaga di Cristo flagellato, Cristo crocifisso. Quindi l'amore del prossimo è motivato dall'amore di Dio. Allora se è motivato dall'amore di Dio, io amo chiunque. Perché qual è il fondamento della dignità umana, secondo voi? Qual è il fondamento della dignità umana? Perché ogni uomo è sacro? Avete visto la Chiesa difende sempre la vita, niente aborti, niente eutanasia, la vita non si tocca. Perché però? Perché l'uomo è santo? Come dicevo anche ieri, questo ricordatevelo bene, perché tanto se ci credete o non ci credete, è la stessa identica cosa, eh? È così, punto e basta. Perché tu che mi stai ascoltando adesso, torniamo alla personalizzazione, tu, esattamente tu, chiunque tu sia e qualunque cosa ti ha fatto nella tua vita, anche se la tua anima che è uscita stupenda da Dio, perché per un attimo la nostra anima è stata stupenda, oggi abbiamo il sacramento del battesimo, no? Perché si fa il sacramento del battesimo un bambino? Scusate, è colpevole un bambino? Che peccati ha fatto un bambino? Che peccati ha fatto un bambino? Che se si fa piantare l'olio, già quando è peccato, se li hanno a confessare, lo mandiamo a confessarsi. Un bambino non ha fatto nessun peccato, ma noi, attenzione, altrimenti diventiamo tutti quanti atei, purtroppo chiediamo, crediamo, cosa succede quando viene concepito un bambino? È un attimo, nel momento istante in cui i due gameti diventano uno zigote, proprio in quello stesso momento Dio crea un'anima, passa un nanosecondo e quell'anima scende da Dio dentro quello zigote, da subito, per quel nanosecondo. Se noi potessimo fotografare quel nanosecondo e vedere quell'anima, ma sapete cosa vuol dire? Che sveniremmo dalla gioia, perché vedremmo una cosa stupenda. Non fa manco un tempo a entrare dentro quello zigote, perché quello zigote purtroppo è segnato dal peccato originale, che non è una favola,
In un istante quell'anima uscita stupendissima, pur senza avere nessuna responsabilità personale, si sporca. Viene violata, purtroppo, è una cosa brutta, capito? Ecco perché il battesimo, ed ecco perché il battesimo è un bambino, possibilmente il prima possibile. Poi che succede? Che crescendo, come dire, pure lei mi dispiace tanto, combinerà qualche guaio, farà qualche peccatuccio, speriamo uccio, potrebbe fare qualche peccatone. Ogni volta che noi facciamo qualcosa del genere, stiamo gettando fango e sudiciume sulla nostra anima. Ieri facevo l'esempio delle opere d'arte, che qui stiamo cercando di restaurare. Guardate là dietro, giudizio universale, non sapete più che c'è sta là sotto un sesame. Perché? Perché il giro del tempo ha completamente coperto quell'immagine. Se viene un restauratore e lo rimette a nuovo, dice, boh, guarda che c'era. La nostra anima oggi è quasi certamente così, perché la vita ha portato a schifezze, sudiciumi, deturpamenti, botte, in parte ricevute, in parte causate da noi, per cui quella bellezza con cui è uscita da Dio, noi non la vediamo più. E in molte persone che meno le vede meglio sto, perché qualcuno che non lo vede meglio sto che diventa così brutto? Perché ha fatto un disastro, perché quel patrimonio che ha ricevuto l'ha proprio deturpato, vissuto malamente, vissuto disordinatamente. E non è mai stato sentito tra l'altro nessuno, e forse qualcuno ha detto, io mio, via mia, andate un attimo una calmata, prova un attimo a pensare, no, via, avanti con tre. E si è diventato un mostro. Allora, però perché io amo anche quella persona che è diventata odiosa, non amabile, che a volte cattiva e che rende male la vita? Perché? Perché io guardo quello che Dio ha creato e che Dio vede anche quando noi siamo diventati dei mostri e che cerca in tutti i modi di salvare e di restituire alla sua originaria bellezza e di portarla in paradiso. Questo è il motivo per cui siamo al prossimo, solo per questo. Ecco perché Gesù dice, ama anche i tuoi nemici. Ma che sei matto, che ami i nemici? Per questo motivo sì, perché quel nemico è un'anima creata da Dio, che si è rovinata, e che, lo dico di Dio, della preghiera e di amore, cercheremo di restituirla all'originaria bellezza. È molto bello il senso del Vangelo di oggi. Chiediamo alla Madonna che ci dia grazia di poter vivere questi due comandamenti, che sono il cuore del Vangelo, senza il quale la nostra fede non ha ragione di essere. Chiediamogli anche che riusciamo a scoprire la nostra bellezza e importanza agli occhi di Dio, che è nostra personale, ma è nostra di tutti, perché questo solo è il fondamento che può far partire una storia d'amore bellissima, che è quella tra Dio e noi, che ha creato. Siamo lodati Gesù e Maria.